importantissimo che tutti si rendano conto che Genova è all'ingresso del corridoio Reno-Alpi. Il corridoio Reno-Alpi che, in cui il responsabile ci ha detto chiaro e tondo che è più del 50% di tutte le merci dell'Europa. Genova ha un'opportunità incredibile per essere l'inizio del corridoio, non la fine. Talvolta noi chiamiamo il corridoio nord-sud, io lo chiamo corridoio sud-nord, perché è quello da cui tutte le merci dovranno entrare, soprattutto quelle che vengono dall'Asia, con un significativo risparmio di almeno 5 giorni rispetto a Rotterdam. Questo oramai strategicamente è assodato da tutti. Noi dobbiamo far vedere che siamo in grado di avere, quindi costruire, avere, mantenere e consentire alla merce di entrare e uscire, è un'infrastruttura che sia in grado di consentire alla città di muoversi. Le due infrastrutture devono essere parallele, ma non una sopra l'altra, ossia devono potersi coniugare, ma non essere, non formare un tappo. Questa è la sfida tecnologica. I progetti che abbiamo fatto vedere sono in grado di rispondere a questa domanda, quindi abbiamo i progetti in mano. I progetti sono ovviamente il terzo valico, ovviamente il prolungamento del terzo valico fino a Milano con l'alta velocità, parliamo della Gronda, parliamo del nodo infrastrutturale ferroviario tra Volte e Principe, parliamo della Digua e parliamo della PUMS, del piano urbano di mobilità sostenibile, che è quello che servirà per muovere le persone in città. Tutto questo progetto quota circa 15 miliardi, di cui almeno 12 sono già stati stanziati. Abbiamo tutti i progetti in mano, adesso dobbiamo avere l'ok da parte del governo, l'ok da parte della comunità europea per andare avanti. Ma questo è quello che c'è bisogno per Genova e soprattutto quello di cui c'è bisogno per il corridoio Reno-Alpi, che deve avere alla sua base un'infrastruttura in grado di gestire tutto quello che noi vogliamo, sia il commercio per i prossimi 15-20 anni.